Ciao, sono qui con l'assessora Mariella Pietra e Paola Pisano, assessore alla mobilità che insomma ormai ci conoscete, però lo ridico sempre, e Paola Pisano invece che segue la parte dell'innovazione. Abbiamo appena finito una conferenza stampa con molti partner della nostra città con cui abbiamo raccontato un nuovo progetto che parte, che è molto importante per la nostra comunità torinese, che ha come obiettivo quello di sperimentare la guida autonoma su questo territorio e sviluppare ovviamente le tecnologie che sono connesse alla guida autonoma. Sapete che la nostra città ha una vocazione storica, industriale, in particolare legata alla filiera dell'automotive. Questa sfida vuole essere una sfida per tutta la filiera e non solo, di in qualche modo innovarsi e guardare all'auto del futuro. Quindi è stato possibile grazie appunto alle tecnologie e alle competenze che sono già presenti sul nostro territorio, che negli anni hanno reso questa città in qualche modo più avanti rispetto alle altre. E adesso Paola vi racconterà un pochino meglio ovviamente chi sono i partner e qual è la strada, insieme a Maria che ha seguito tutta la parte legata alla viabilità, perché noi vogliamo candidarci, ci stiamo candidando a sperimentare la guida autonoma in ambito urbano. Esatto. Allora, buongiorno a tutti. Noi oggi abbiamo firmato un protocollo d'intesa con 14 partner, sia aziende costruttrici sul nostro territorio, ma anche associazioni di aziende tecnologiche e ovviamente le due università, l'Università di Torino e il Politecnico. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di iniziare la sperimentazione sul nostro territorio dell'auto a guida autonoma, sfruttare le infrastrutture tecnologiche delle strade che negli anni si sono create all'interno della nostra città e che da un anno e mezzo noi stiamo aumentando e stiamo sempre di più migliorando, e cercare di creare un ecosistema all'interno della nostra città. Per cui, grazie al decreto che è uscito il 2 marzo, decreto del Ministero dei Trasporti, che dà la possibilità alle città di testare sul loro territorio l'auto a guida autonoma e connessa a livello 4, quindi con un conducente di fianco e non totalmente autonoma, noi abbiamo deciso come città, come comune, di fare questo accordo. C'è molto entusiasmo, c'è molta competenza, ovviamente. Ora le aziende costruttrici invieranno la richiesta di testing sul nostro territorio. Una volta che la richiesta sarà inviata al Ministero dei Trasporti, la città darà il nulla osta all'inizio del testing e inizieranno i primi test sulla città. Ovviamente la città avrà l'obbligo di informare la cittadinanza di dove verranno fatti i testing e di quando verranno fatti. Il tema della guida autonoma prevede ovviamente che ci sia un contesto attorno, e quindi il lavoro che noi stiamo cercando di fare è ovviamente di rendere questo contesto attrattivo, attraente, perché da un lato vogliamo rilanciare una filiera che già c'è, dall'altro evidentemente vogliamo creare una nuova filiera. Quando parliamo di filiera ovviamente intendiamo sia quello che è l'impatto economico che c'è grazie al fatto che ci sono imprese, ma anche tutto quello che è l'impatto sociale e di mobilità nuova, alternativa e sostenibile che si può creare attorno alla questione della guida automatizzata. Prima Eugenio diceva che le strade devono essere percorribili. Avete ragione, sappiamo che in questo periodo ci sono grossi problemi legati in particolare a delle buche. È partito, lo potete trovare anche sul mio profilo da qualche giorno fa, un piano di manutenzioni che non abbiamo potuto attivare prima perché c'è stato il freddo, la neve, le piogge, e quindi gli interventi di manutenzioni si fanno ovviamente in un clima che permetta all'intervento di essere duraturo. Quindi ci scusiamo del disagio, abbiamo dovuto sospendere per un po' questi lavori, ma adesso stanno ripartendo e troverete sul sito del comune, ma anche sulla mia pagina, l'elenco di tutti gli interventi che ci saranno nei prossimi mesi e le vie che saranno toccate da questi interventi di manutenzione stradale. Vai Maria. Sì, volevo dire anch'io una cosa a proposito, perché appunto ci si chiedeva: ma quali sono le strade percorribili? L'innovazione di questo progetto è che non verrà usata una pista perfetta per sperimentare la guida autonoma, ma proprio la città diventerà un laboratorio, perché bisogna verificare che queste innovazioni, che le auto a guida autonoma, funzionino anche in una città con delle buche. Quindi è importantissimo per noi avere come test una città vera, con dei problemi veri, ed è questa l'innovazione. E un'altra cosa, qualcuno era un po' sbalordito, diceva: ma io non sento l'esigenza della guida autonoma. In realtà è veramente un passo importantissimo per noi, perché si parla tanto di mobilità nuova. La mobilità nuova è avere dei veicoli in sharing, ma noi vediamo le nostre auto in sharing, per esempio, che stanno ferme tante ore durante la giornata. Il beneficio di avere auto a guida autonoma è che le auto le puoi chiamare col tuo cellulare, arrivano sotto casa, ti prendono e dopo 10 minuti vanno a prendere un'altra persona. Quindi con la stessa auto noi liberiamo tantissimo spazio, sia in termini di parcheggi che proprio di traffico, ed è questo il futuro. Solo che non bisogna rimanere indietro, perché la tecnologia sta facendo dei passi enormi, ma le città rimangono quelle che sono. Quindi noi veramente ci prestiamo a fare da test per questo futuro che alle porte sta per arrivare.
Qualcuno ci, insomma, nei vari commenti è venuto fuori anche la questione dei droni. Magari, visto che qua c'è Paola che sta seguendo la vicenda, lo possiamo anche spiegare. Noi, come sapete, c'è insomma una festa importante, che è la festa patronale della città, che prevede una parte di corteo, di farò, che conosciamo tutti, che è la parte più tradizionale, diciamo, in senso stretto, che continuerà a essere allo stesso modo. Dall'altra parte, in particolare, insomma, abbiamo deciso di provare a innovare quello che è lo spettacolo che si faceva, che erano i fuochi d'artificio, con un nuovo spettacolo che è altamente innovativo, che peraltro per la prima volta sarà fatto in Italia, in altre, insomma, un grandissimo evento che siamo certi potrà piacere a molti torinesi, non solo torinesi, che è una forma di innovazione di quello che erano una volta i fuochi. Perché l'abbiamo fatto? Perché ovviamente crediamo che si debba innovare, ma soprattutto perché è una forma che ha un impatto dal punto di vista sia ambientale che acustico, praticamente azzera l'inquinamento ambientale acustico, quindi teniamo un grande spettacolo, faremo un grande spettacolo che rispetta in qualche modo sia l'ambiente, sia in termini appunto di inquinamento ambientale e acustico, ma adesso Paolo magari vi spiega un pochino meglio. Sì, diciamo che anche la cosa importante, anche in questo caso, non è solo puntare sulla tecnologia, ma è creare nuovamente l'ecosistema, quindi noi per un anno e mezzo abbiamo creato le condizioni affinché guida autonoma, ma droni e robotica potessero iniziare a essere testate sul nostro territorio, quindi l'accordo ad esempio 5G che abbiamo fatto con TIM, piuttosto che la fibra con Open Fiber, sono tutti meccanismi che abbiamo messo in atto proprio per creare all'interno di Torino tutte le condizioni per sperimentare le nuove tecnologie e creare dei nuovi indotti, per fare quello che dovrebbe fare una città che vuole innovare, che vuole attrarre innovazione sul suo territorio. Ovviamente i droni si possono utilizzare per la logistica, quindi per movimentare merci, ma ci sono anche altri settori come quello dello spettacolo. Noi quest'anno proviamo a puntare anche sul settore dello spettacolo. Paola, qualcuno chiedeva chi sono i soggetti che hanno firmato il protocollo, in particolare i privati. Vedevo che ci chiedevano di Fiat, FCA è dentro il protocollo, sì. Non solo FCA, quindi anche FCA si, insieme alla città ovviamente avanza la possibilità di lavorare allo sviluppo della guida autonoma, che per chi ci sta chiedendo non significa che domani ci sarà in strada un'auto a guida autonoma che gira per la città, non è questo ovviamente. Significa che la città col suo ecosistema si candida per sperimentare su Torino, grazie anche ovviamente a aziende private, come ad esempio in questo caso FCA, a far sì che la guida autonoma in ambito urbano possa venire su questo territorio a livello italiano. Magari Paola puoi spiegare, sì, chi sono i soggetti, perché ci chiedevano di Fiat, quindi FCA, General Motors, Ital Design come aziende, diciamo, costruttrici, poi abbiamo anche le aziende di tecnologia, 5T, TIM, Open Fiber, le università, l'Università di Torino, il Politecnico, le associazioni, quindi l'Unione Industriale, FEV, Unipol, che si è aggiunta sul finale, spero di averli ricordati tutti, e se no lo scriveremo sulla sì, comunque, community di Chiara. Trovate già, c'è già un post che spiega tutto nel dettaglio. Bene, io grazie. Vi saluto e ringrazio anche tutti coloro che ci hanno fatto gli auguri di Buona Pasqua, che ricambio ovviamente, e per chi riesce buon riposo per qualche giorno, e ci rivediamo presto. Ciao, auguri, grazie. Ciao, ciao, ciao.